Vogliamo in questo modo ricordare l'uomo, un politico diciamo, di alta levatura, in un contesto in cui molte volte la politica diciamo, viene fuorviata da altri aspetti. Quindi questo può rappresentare anche un esempio per le giovani generazioni. Penso che oggi Bartolo ci avrebbe guardato con un sorriso un po' così sognone, come era il suo, magari seduto al bar lungo il corso, e ci avrebbe sorriso con un po' di rossore in viso, come quando l'attenzione era concentrata tutta su di lui. Allora vogliamo chiedere scusa a Bartolo, non l'abbiamo fatto per te, ma l'abbiamo fatto per noi. Grazie a tutti. Una scelta effettuata quasi subito dopo la scomparsa, proprio per dimostrare l'affetto della comunità di Geraci per questo sindaco, per questo senatore che ha avuto a cuore le sorti del paese, ha avuto dimostrato sempre un grande attaccamento per le Madonie, e quindi è un modo per ringraziare ma anche per ricordare, per fare memoria di questo periodo storico. Sento prorompente il desiderio di ringraziarti. Ringraziare il signor sindaco, l'amministrazione comunale e tutto voi, non solo i presenti ma tutto il popolo di Geraci. Diventa sindaco giovanissimo ingegnere all'età di 27 anni nel 1980, ricopre la carica per circa 12 anni, dopodiché ha diversi ruoli a livello provinciale, dopo diventa senatore della Repubblica nel 2006. Bartolo ritorna nel luogo di quelle istituzioni che ha servito, e lo fa insieme a tutto un popolo, perché qui è rappresentato il popolo di Geraci, la comunità di Geraci, la comunità delle Madonie, sono rappresentati qui gli amici. Avremmo potuto scegliere anche una strada, una via. Abbiamo voluto scegliere invece appositamente un luogo delle istituzioni per un uomo delle istituzioni, appunto perché chi nel tempo potrà visitare il Palazzo Municipale potrà diciamo, chiedere di chi era quest'uomo, di chi era il rappresentante di un periodo storico per la vita di Geraci, e possa questo essere da esempio. Io che ho conosciuto la parte più intima del carattere dell'indole di Bartolo Fazio, vi posso dire che vi amava tanto. Nonostante viveva a Palermo da anni, non aveva perso mai il contatto con la sua Geraci, ne parlava sempre, la amava Geraci. Lui amava Geraci, amava i suoi cittadini, era una persona sempre disponibile, io lo ricordo anche da ragazzino quando magari passeggiava in piazza e tutte le persone, anche gli anziani, anche le persone anche di diverso livello sociale, lo attorniavano, chiedevano delle cose, ed era sempre una persona portata all'ascolto, che è una cosa che molte volte i politici non fanno, il rappresentante dell'istituzione non facciamo, e che è la cosa migliore, perché quando proprio la politica si allontana dalla gente sicuramente e diventa sorda, non si sa se le cose che vengono poste in essere, vengono le attività, i progetti che vengono fatti, hanno un riscontro così come il politico lo immagina. Lui lo interpretava negli anni 80, negli anni 90 a livello di comunità geracese, ma è sempre una vicinanza che è sempre necessaria. Il senatore Fazio, un politico per bene, un politico gentile. Credo che sia il tratto che raffiguri e definisca la persona del senatore Fazio, appunto per il garbo nel modo in cui si è posto nei confronti dell'istituzione, nei confronti con le persone in generale, entrante in punta di piedi, una persona determinata, attenzione, capace di chiedere quello che era per il bene delle comunità che ha rappresentato, però una persona diciamo, che è di grande mediazione, che molte volte diciamo, manca, e quindi diciamo, quando ci sono delle rotture diciamo, no, magari la verità, la cosa corretta non sta diciamo, soltanto da una parte, quindi questa capacità di mediazione è una capacità indiscutibile, una qualità indiscutibile del senatore Fazio. In un momento storico e politico particolare, in un momento in cui la politica con alcune sue normative come la legge elettorale eccetera eccetera, si distacca sempre di più dal popolo e si radica sempre di più nelle mani di poche persone. Allora oggi Bartolo rientra
nel luogo delle istituzioni con questo esempio. Il popolo deve essere partecipe della vita amministrativa di una comunità, così come ha saputo fare negli anni della sua esperienza politica. Se dovessimo spiegare a un ragazzo geracese cosa diremmo di Bartolo Fazio? È stato un sindaco vicino alla gente, un sindaco che ha colto tante opportunità di finanziamento regionale, una persona lungimirante che ha in quella fase istituito tanti servizi che ora i giovani usufruiscono. Ha dato una svolta, un insieme di attività domiciliari che prima erano sconosciute, oggi noi li viviamo come se fosse come normalità. Il ragazzo non li apprezza perché non sa, ma l'istituzione di molti servizi e la concezione del comune così come viene vissuta attualmente, lui ha gettato le basi, la sua amministrazione e i suoi collaboratori. È stata un'amministrazione molto lunga perché è durata dopo circa 15 anni, per cui chiaramente in 15 anni si possono raccogliere anche tanti frutti di progetti e programmi posti in essere nei primi anni. Grazie all'amministrazione comunale, l'avete detto tutti, al sindaco, agli assessori, ai gruppi consiliari, vedere questa unità, questa unione per noi della famiglia è un grande vanto. Questo è quello che abbiamo voluto fare per la comunità di Geraci nel suo piccolo, ricordare un bel periodo di progresso, di attività, di sviluppo di servizi, ma anche in generale ricordare un uomo, una figura che diciamo, partendo da Geraci si è elevato fino al Senato della Repubblica, ma con una finezza di ragionamenti, con una modalità di fare che è proprio tipica di una persona delicata e rispettosa delle istituzioni. Non c'era momento in cui lui non pensava a Geraci, come abbellirlo, come adornarlo, come arredarlo. Ed era sempre un precipuo suo desiderio. A questo aggiungo ancora il mio ringraziamento, nella speranza che sia sempre nei vostri cuori e nella vostra mente. Grazie.